non credo allo specchietto retrovisor. Sta accompagnando il travel companions, mi brillano le frecce dall'emozione. Non mi perdi di travel companions. Ma quando è vero questo? 5 minuti, ho detto che stavo arrivando. Ma sono passati 10 minuti che siamo qua. Vabbè, tanto è presto, Luca, lasciati un po'. Ma tu leggi ancora il giornale di carta? Che devo leggere? Il giornale di vetro? Ma che giornale di vetro? Oggi stanno i tablet, vedi? Guarda qua, guarda quanto è bello, guarda. Con un click c'hai tutti i giornali a portata di mano. Non solo, non sei neanche legato a leggere un solo giornale. Guarda qua. Il Mattino, La Repubblica, Il Foglio, Il Fatto Quotidiano, Libero. Cioè, tutto quello che vuoi lo trovi in un attimo. Sì, ma non è la stessa cosa. Il giornale di carta è un'altra cosa. Appunto, di carta. Tu fai immondizia, fai sprechi. Tu ogni cosa di questo è... Capirai, un giornale. Un giornale al giorno, e vedi tu quanta monnezza che fai inutilmente. Vabbè, comunque, il giornale di carta è una cosa diversa. E poi, guarda, vedi, per esempio, un'altra cosa. Tu compri il giornale, lo compri stamattina. Guarda qua, real time. La notizia tua di stamattina già è vecchia, invece a me guarda, già è cambiato tutto, già per esempio la borsa sta crollando. Stiamo crollando pure stamattina, pure ieri. Ma comunque non è la stessa cosa, perché tu il giornale te lo pieghi, te lo metti in tasca, puoi fare tante cose che con questo non puoi fare. Ti metti in tasca il giornale tu? Nella borsa. Ma devi mettere nella borsa pure questo, Ferdinando, mamma mia, come si troglodita. Luca. Comunque, questo quando arrivi. Comunque il tablet è meglio, il tablet è meglio. No. Meglio la carta. No, è meglio il tablet. È meglio la carta. È meglio il tablet. Ma quella è la macchina di Giulia. Che sta facendo? Visto? Ormai i giornali sono stati soppiantati. Non esistono più. Ma poi ce lo andiamo. Ma che sono? Li ho visti, sì, chiedevano. Retrovisor sta accompagnando.